fatta di immagini, luci, ombre, colori, ma nel momento in cui si accinge a riprodurre, a rappresentare, a progettare, interpretare una qualcosa che fa parte di questa realtà, si ritrova su di un piano che è quello che apprezziamo, in cui gli assi della X e della Y lo escludono dalla rilevazione e utilizzazione contemporanea, simultanea, della terza delle dimensioni, la profondità. Il passaggio dell'immagine reale alla sua rappresentazione è quindi non facile e spesso deludente. Ed avviene a chiunque, sia esso addetto o non addetto ai lavori, di non riuscire a leggere, collegare, sovrapporre e far sì che corrispondano tra loro la realtà ricca di colori, di forme e l'immagine che nella stessa l'uomo riesce a rendere. Ecco perché la fotogrammetria è il metodo, il mezzo capace di collegare tra loro le immagini in modo perfetto, capace di darci della stessa un rilievo oggettivo, universale, non deteriorabile, capace cioè di fissare, di fermare nel tempo una immagine di per sé mutevole. Disciplina e strumentazione, quelle della fotogrammetria per tutti e da tutti utilizzabili nella loro specificità, il cui problema è soltanto quello di una acquisizione intelligente e competente. La realizzazione passa attraverso due momenti. Il rilievo nella pratica, cioè nella professione, è la premessa per una progettazione. Anzitutto distinguerei due momenti di rilevazione. Quello dinamico e quello statico. Non voglio dire momento statico, né momento di inerzia, volevo soltanto aggiungere questo aggettivo. Il momento dinamico o rilievo dinamico è quello che si realizza nel momento in cui l'individuo osserva, non perseguendo nel compimento dell'atto pratico, ma immaginando, memorizzando l'immagine che in un tempo successivo cercherà di analizzare, ritrattare, riproporre, tradurre in rappresentazione, in disegno, cioè in un rilievo statico. Il rilievo statico è una sommatoria di momenti pratici, che abbiamo visto, che si realizzano quando l'uomo decide di fissare su carta le immagini esterne, filtrate dal suo occhio e trasmesse al cervello che, funzionando come ricettore, una specie di banca dati, in un tempo successivo e in uno spazio diverso sarà capace di ridistribuire, restituire all'individuo così in grado di pervenire ad una giusta utilizzazione delle dette immagini, nel nostro caso ad una corretta rappresentazione grafica della realtà considerata. Il rilievo statico è dunque fissare, fermare le immagini nel tempo e memoria del passato per i posteri. Tutto questo può essere sviluppato, migliorato grazie a quelle che sono le nuove tecnologie, all'immagine tridimensionale, alla coppia di fotografie sincrone, quale imitazione perenne delle immagini che si imprimono sulla retina del nostro occhio, quelle stesse che il cervello riceve, conserva e trasmette. Spazio prospettivo. Io credo che i problemi per quanto l'osservazione e la rappresentazione spaziale incomincino con Monge, matematico francese che decide di abbandonare la rappresentazione a piani chiusi per passare a quella a piani aperti, cioè a proiezioni ortogonali, dicendoci che ogni volta che ci accingiamo a rappresentare un oggetto ci dobbiamo trasferire all'infinito. Ogni punta della nostra rappresentazione deve essere proiettata dall'infinito. Con la trasposizione del centro di flessione incomincia lo scollamento tra la realtà che ci circonda e la sua rappresentazione per ciò. Il tecnico fornisce una determinata rappresentazione di quella realtà. Il non tecnico ne percepisce una completamente differente. Non ne comprende più il nesso, non riesce più a collegare le immagini tridimensionali della realtà che lo circonda
con la rappresentazione che il tecnico mi viene sottopone. Questo non avviene, non avveniva nel passato. La mano dell'uomo primitivo nel graffito è a volte più pesante e a volte più leggero. Abbiamo visto stamattina che leggero lì. Dimostrazione del fatto che quest'uomo ha compreso anche la terza dimensione, la profondità, e che se per pur dotato di mezzi modesti desidera riprodurre la realtà per quella che essa è in tutte le sue componenti, è senza alterazioni di sorta. Altri tentativi in questo senso si registrano nel periodo classico greco-romano, con l'uso di colori che rendono l'effetto ombra e l'effetto chiaroscurale, e via via sin al Brunelleschi, il quale, praticando un foro in foglio di carta, riesce a vedervi, grazie a linee in fuga, tutta Piazza della Signoria, scoprendo che così che tutta la realtà che ci circonda non possiamo non vederla se non in uno spazio, in una forma prospettica. Tutto quello che ci circonda è davanti a noi, in una prospettiva tridimensionale. E allora, se vogliamo vedere, ritenere queste immagini bellissime della nostra natura, della nostra città, noi non possiamo e non dobbiamo fare altro che riprendere lo studio e la rappresentazione dello spazio che in termini attuali di tecnologia moderna passa attraverso l'osservazione di una vicata. Le due fotografie tra loro sovrapposte e l'immagine stereoscopica, nonché prospettica, di cui solo un punto è normale all'asse ottico, mentre tutti gli altri sono inclinati rispetto al primo. Perché così è l'ambiente. La natura che si presenta ai nostri occhi nella sua infinita bellezza scenografica e solo così può essere recepita in seguito e trasmessa agli altri. Cioè non dobbiamo mettere da parte il pathos, cioè l'animo di chi un certo momento ha il piacere di godere e non poterlo poi trasmettere ad altri. Ed è un po' il concetto di Don Amato che ieri, il quale viaggiando ci ha fatto capire quale importanza era per lui, era stata nella storia della Chiesa l'area mediterranea a confronto con quella anglosassone di cui non ne capiscono, di queste chiese ne fanno oggetto di dimora diurna e notturna, di tutti i momenti possibili. Dunque, per concludere, un ultimo paragrafo è il rilievo essenziale nella didattica. Nella scuola, il metodo seguito per l'apprendimento del concetto e della tecnica del rilievo è da sempre lo stesso. Si dice che è una sommatoria di operazioni, bisogna copiare da una stampa, da una fotografia, capirne la scala di origine e poi attraverso opportuni ingrandimenti, abbiamo visto, trasferire le linee dritte o curve, gli angoli su altra carta senza mai capire, almeno all'inizio, le ragioni, le essenze di qualunque tipo esse siano, la logica della simmetria propria, dell'architettura antica, la simmetria di quella moderna nella logica della funzione, della organicità voluta da Radek. Tutto ciò avviene su un tavolo di segno a livello puramente materiale, da carta a carta. In un momento successivo si incomincia a rilevare davvero e nella propria stanza, il proprio appartamento, e quando l'allievo è più o meno pronto lo si conduce all'aperto a rilevare un edificio, magari di una qualche importanza storica e possibilmente di epoca romanica, visto che in Puglia l'architettura, almeno per la cultura ufficiale, si ferma tanto e non va. Laddove per la verità occorrerebbe notare e ricordare come la nostra regione, oltre al romanico e al barocco leccese, si ravvisano segni e testimonianze proprio di periodi architettonici diversi, che sono quelli gotico, rinascimentale, manieristico, barocco, che non è solo quello leccese, neoclassico e per finire in età umbertina, in pietra arenaria e dolce, in calcarea dura, dove tra abiazioni, araste, lesene, capitelli,